la batteria dei Pooh. Chiediamo maggiori delucidazioni a Davide Montagna. Raccontaci un po'. Ciao, tu sei il backliner che si occupa della batteria. Sì, mi occupo di Filmer, esatto. Dai, spiegaci qualche cosa sfiziosa di questa batteria. Allora, Phil usa una Gretsch, una New Classic, con delle pelli monostrato, delle ambassador sabbiate, e insomma abbiamo un setup bello ricco, abbiamo un po' di tamburi e alla parte acustica del blocco acustico, dove abbiamo questo Kayon Bar Chimes, usa degli effetti stack per su alcuni brani, dei pad elettronici con dei campioni e rullantone, panettone, diciamo così, insomma. Se solo panettone, cioè, o ne ha due? No, in realtà c'è questo qui come, diciamo, rullante panettone, vabbè, poi c'è il principale, poi da questo lato usa un 18 e tom 12 da 13 pollici e 14 e 16 pollici standard, cassa da 22 per 18 e piatti tutti da 18 e 19 pollici, due ride, uno chiodato per come piatto d'effetto. E come microfoni usiamo degli Audix di 4 sui tom, il classico SM57 della Shure sui due rullanti, e in particolare sul rullante principale abbiamo il 4 e 14, dove Renato canta le, insomma, miscela i, insomma, le diverse timbriche di suo. E sotto? Sotto abbiamo i 2.14 sia per il principale che per il secondo. Aiuto! Non so se si vede, però insomma. È qua. Vabbè, se fidiamo. Stiamo in fiducia. Cassa classico beta 91 messo all'interno per l'attacco e il beta 52 messo a filo. Questi pad dove vanno a finire? I pad, questi qui, sono gestiti da una centralina della Roland dall'altro lato, e per il resto è tutta acustica, cioè amplificata in modo acustico. Ecco, lì preferisce usare queste sonorità qui che emulano un po' la parte elettrica del. Okay. Allora, poi abbiamo il gong, lui non usa il body pack, ha un ascolto, diciamo. Il gong, aspetta, non si riesce neanche a inquadrare perché è veramente enorme. C'è il gong che usa su un paio di pezzi, e poi abbiamo un mixer dove gestisce gli ascolti, ha degli stem, insomma, batteria, basso, click, voce e band, e dosa lui in base alle sue esigenze, ecco. Okay. È a cavo, in effetti, non ha nessun radio, non usa. E perfetto. 4.14 come overheads classici, microfoni a condensatore ancora per lo stack Charleston. Yes. Ecco, dai, sotto il rullante ci arriviamo. Eccoli da là, qui si vede. Eccoli là. Perfetto. Insomma, quanto ci metti a montare questa batteria? Ma meticolosamente un paio d'ore. Un paio d'ore? Smontaggio siamo un po' molto 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 più tardi. Però, sì. Sì. Ok. Ascolta. Sì. Dai, spiegami un po' il palco, come è fatto. Le persone che lavorano con te. Sì, le postazioni sono quelle classiche. C'è Robby Facchinetti che è al centro con il suo setup di tastiere. E Giovanni Coppedè è il backliner che si occupa di Robby e di Danilo Ballo, direttore musicale. E Danilo usa 4 tastiere, ha una postazione studio portatile in pratica, dove è pronta all'uso in caso di, insomma, cambi di scalette. Come puoi vedere, sì, abbiamo tutta una postazione e da qui vengono mandate le sequenze, e
c'è un program change che permette a Robby di cambiare i suoni senza che gli faccia nulla, in effetti. È comandato tutto da qua. E... ok. Chi sono i tuoi colleghi? Allora, Giovanni Coppedè è colui che si occupa delle tastiere. Ciao, ciao Giovanni Coppedè. Ciao, poi buonasera. Il leggendario Gaetano Simone che si occupa di Toni Battaglia. È sparito. È andato via. Poi c'è Francesco Riversi che si occupa di Red Canzia. Io mi occupo di Film R e di Riccardo.